Ciao, siamo Wanderers Fit, ma non troppo. Come molti di voi già sanno, stiamo valutando l'acquisto di un accessorio per il nostro Tino per affrontare l'estate senza morire di caldo. Esatto, morire all'interno del nostro van incenerite. Quindi ora stiamo andando a conoscere i ragazzi di Van Life Believer che gentilmente si sono offerti di dimostrarci il funzionamento dato che lo utilizzano già da un po'. Esatto. Siamo arrivate, siamo in compagnia di Van Life Believer. Ciao! Mindy è già all'azione, sta andando a vedere su. Adesso ci spiegheranno il funzionamento del Max Fun. Adesso Sasha ci dirà in breve un po' come funziona il tutto. Poi comunque vi lasciamo il link per collegarvi al video completo che Sasha ha fatto, proprio dove spiega in tutto e per tutto il funzionamento, il montaggio. Sì, soprattutto l'installazione, che praticamente ho fatto da solo, visto che è molto semplice. Basta togliere oblò precedente, magari mettere un po' di Terrastat, utilizzare adattatore, ma noi abbiamo fatto con Terrastat anche perché è più semplice. Lo appoggi, due viti e basta collegare due cavettini che noi non avevamo neanche qua dietro. Abbiamo tirato fuori dall'armadio e abbiamo approfittato anche per mettere la luce che non avevamo prima. Ma se pensate che il Max Fun, visto che comunque c'è una ventola sopra, non vi farà passare la luce, vi sbagliate di grosso. Anzi, io se dovessi metterlo adesso forse lo metterei anche scuro, perché in ogni caso quando fa caldo il sole passa e riscalda il letto. Però dopo, quando arriva autunno, okay, dici ma perché certo, l'ho messo scuro, mi piacerebbe averlo trasparente. Ma quali sono i vantaggi? Avete tanti vantaggi, soprattutto quelli che hanno animali, perché magari vogliono fare un giro lasciando animale. Allora, anch'io avevo animale, lo so che non si lasciano, ma se vuoi andare a vedere un museo mezz'ora lo lascio un attimino. Il vantaggio di Max Fun, che può funzionare in tantissimi modi, e uno dei modi importanti è che magari voi andate via e dentro ci sono 20 gradi, non l'abbiamo mai utilizzato così, però ve lo dico che esiste. Magari sono dentro 20 gradi e voi sapete che durante il giorno arriva a 35, ma non lo accendete neanche, semplicemente prendendo il telecomando che ho lasciato da qualche parte, lo potete programmare quando arriva una certa temperatura, tipo 30, lui si accende da solo e praticamente vi fa girare aria. Allora, come è la resa di Max Fun? Vi spiego brevemente. Noi qui abbiamo un maledetto frigo a compressore. Questo frigo a compressore, che abbiamo modificato radicalmente, fino a qualche mese fa buttava aria calda, quella che doveva raffrescarlo, dentro il van, più o meno 50-60 gradi. Sommati ai 30-40, cioè più 40 che 30 gradi dell'estate scorsa, qui dentro praticamente non si doveva vivere. Max Fun è talmente potente che praticamente riusciva a espellere tutta quella aria calda fuori e noi non abbiamo mai avuto, mai neanche un momento, la temperatura dentro il van più alta di quella che c'è fuori. Ma non è solo questo, quando siete in viaggio, e qui è la vera figata, quando siete in viaggio magari accendete l'aria condizionata nella cabina, che ovviamente raffresca soltanto la cabina, lo avviate, lo mettete al minimo, anche a 10%, perché è un percentuale, insomma da 1 a 10, a 10 o 20%, lui pian pianino prenderà quell'aria fresca, la porterà lungo tutto il van e allora fresca, quando arrivate alla destinazione, il vostro van è praticamente fresco. Certo, dietro non è come davanti, però comunque non avete 35 gradi, potete dormire tranquillamente. E l'altra cosa importante, che oltre a, come ho detto, può funzionare durante la guida, lo potete utilizzare anche quando piove, quindi potete anche andare via, lasciarlo aperto anche al minimo quando fa caldo e lui comunque non ha dei problemi. Noi l'abbiamo tenuto aperto anche con temporali, dov'era quello a Vieste, un temporale pazzesco, come sanno arrivare al mare, e niente, non è entrata neanche una goccia. Abbiamo visto dei ragazzi di Polonia, penso, con un van che non aveva neanche una finestra, ma aveva due Max Fun. Con uno buttava l'aria dentro, perché lo potete utilizzare anche che butta aria dentro o che la estrae, ma di solito si utilizza l'estrazione, e con l'altro la estraeva, praticamente creava un circolo d'aria. Unica cosa è che dovete assolutamente lasciare da qualche parte un spiffero, perché se no, se mettete estrazione d'aria, dove la estrae, da qualche parte deve prenderla, soprattutto se al massimo, dopo magari vi faccio vedere, se al massimo
se voi lasciate quando fa caldo, voi dovete chiudere il van, mettere oscuranti, lasciare, magari vi sedete a mangiare o andate in bagno, lasciate una finestra poco così aperta, max fan al massimo, si crea una corrente d'aria pazzesca. Anche se l'aria è calda. Anche se l'aria è calda, perché c'è una legge della fisica che dice che aria aumentando la velocità perde di calore. Questo si utilizza nella Africa nera, che praticamente le loro capanne prendono, cosa fanno? Le bottiglie di plastica, le mettono con il tappino, diciamo, dentro, le infilano in qualche cartone, la mettono su cosiddette finestre, l'aria calda entra e quella che esce dopo 10 cm ha diversi gradi in meno rispetto a quella che è entrata. Praticamente l'aria condizionata dei poveri, ma funziona. Ora abbiamo il consumo di 2 ampere, se lo mettiamo al 50%, che è già parecchio, ok, il consumo è 2,6-2,7, quindi è aumentato solo di 0,5 ampere. Se lo mettiamo a 70, che io lo utilizzo quando fa veramente caldo, siamo a 2,8. Insomma, neanche 1 ampere di consumo, soltanto quando lo porti a 10 arriva a consumare un paio di ampere, 2-3 ampere, ma a 10 non lo utilizzerete mai, se no magari quando fa veramente veramente caldo, ma per 10 minuti 15, se no io ripeto, mai utilizzato più di 70%, quindi il consumo è quasi irrisorio. Ora vi faccio vedere come funziona. Adesso lo aumentiamo. Sta risucchiando l'aria. Adesso lo sta risucchiando. Aspetta che adesso, ecco, adesso incomincia a farlo ancora più seriamente. E questo risucchio d'estate è una cosa incredibile. Certo. Quando fa 40 gradi io mi metto qua a lavorare tranquillamente, però se sono lì magari apro finestra, altrimenti apro un attimino la porta, metto la Crocs che me la tiene e poi c'ho proprio l'aria lì che mi viene qua. Allora, il tour è finito, adesso abbiamo sicuramente le idee più chiare, dobbiamo prendere la calcolatrice e fare un attimino due calcoli e niente. E noi ci vediamo. Ciao a tutti! Ciao! Allora, le nostre impressioni su Max Fun, effettivamente si stava veramente bene dentro il van, tenendo proprio pochino la finestra aperta si sente questo ricircolo d'aria fresca. Allora, al 20% non si sente nulla, diciamo che comincia a fare rumore dal 70% in poi, perché lavora a percentuali, no? Tira pochissimo, quindi a livello di consumi è veramente limitato. Mi sa che faremo questo acquisto. Abbiamo deciso tra l'altro di introdurre all'interno del nostro canale una serie di video denominati valutazioni e recensioni. Esatto, questo è il primo di una lunga serie. Se vi è piaciuto e questi argomenti vi possono interessare, esatto, o avete cose da chiederci o volete farci informare per voi su qualcos'altro, esatto, scriveteci, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciateci un like se il video vi è piaciuto, esatto, e adesso andiamo a spendere soldi all'IKEA.